Ecco il nostro maestro regista Alberto Oliva che entra in questo tempio della lirica. Cosa ci fai da queste parti? Ma una regia lirica, o almeno un tentativo di regia lirica, per me è la prima volta ed è una grandissima gioia finalmente arrivare a fare un'opera lirica e soprattutto sono contentissimo di cominciare da Mozart, che l'anno scorso ho affrontato con Mozart e Salieri, che era uno spettacolo di prosa, ma che in qualche modo preludeva e insomma svelava un mio desiderio non più tanto recondito, che è quello appunto di fare finalmente un po' di lirica. L'unica mia esperienza è stata alla Biennale Musica dell'anno scorso, ma era un'opera contemporanea, scritta da un compositore contemporaneo, una piccola opera di 20 minuti che mi sono divertito tantissimo a fare ed è stato comunque il primo approccio con dei cantanti, anche se la musica contemporanea è un'altra cosa. È molto più vicina alla prosa probabilmente perché non esistono le arie, non esistono questi momenti di sospensione spaziale, temporale che sono le arie, che sono in realtà una cosa bellissima che noi troviamo non realistica, che magari molti oggi sentono come qualcosa di lontano, di noioso. Invece io trovo che sia bellissimo perché l'opera lirica è l'unica arte che riesce veramente a sospendere il tempo, a dilatarlo, a giocarci, a far durare un istante, lo fa durare tantissimo. Io che amo tantissimo Dostoevskij, nelle Notti Bianche c'è quella frase finale meravigliosa in cui il sognatore dice un solo istante di felicità nella vita di un uomo non è forse già tanto. E nell'opera lirica un istante, un respiro dura anche un quarto d'ora. Questa è una cosa bellissima perché ti porta fuori da una dimensione spazio-temporale. E quindi insomma è un percorso iniziato alla Biennale, poi con Mozart e Salieri, poi facendo Don Giovanni quest'anno che sicuramente era Pushkin ma c'aveva dentro tanta musica e comunque un po' era già debitore ancora una volta a Mozart. E insomma non si poteva che cominciare da così fan tutte e quindi sono molto contento di questa esperienza. In realtà è capitato tutto per caso, come alla fine capita sempre, cioè stavo provando in un posto bellissimo a Milano che è lo Spazio Lambrate, stavo provando Don Giovanni e Don Giovanni di Pushkin, quindi prosa, però la direttrice dello Spazio Lambrate ha come residenti l'Accademia di Cristina e Marco, i quali sono venuti a vedere delle prove, stavano cercando un regista per le loro opere qui al Rosetum e quindi mi hanno chiamato. E questa è una cosa che mi ha fatto moltissimo piacere, ho detto subito di sì a questo pacchetto di quattro opere che è una sfida impossibile perché sono quattro opere per me che sono un novellino totale, proprio pam, buttati Ma nell'opera e allora, vai. tu debutti in questa cosa affrontando un poker d'assi. Un Quali poker sono questi poker d'assi. d'assi? Allora, cosa C'è, c'è? beh, appunto, Così fan tutte questa sera, poi alla fine di febbraio ci sarà la Traviata, quindi Verdi, poi ci sarà la Lucia di Lammermoor e poi si chiuderà con Bohème, che è una delle mie preferite, io l'ho portata a un esame all'università e ho un debole poi per Puccini, per cui sono contento di chiudere questo percorso con Puccini, passando per Verdi, passando per Lucia, che è un'opera che conosco meno, che è anche più particolare. Insomma, è bello, mi hanno proposto questo pacchetto, mi hanno detto, io all'inizio ho detto, dai, ne faccio una, faccio Bohème, così ho tempo, ho 5 mesi per studiare. No, no, o tutte o nessuna, tutte, via, buttato dentro. E quindi, insomma, è chiaro che è un inizio così, bam. Però è anche un inizio soft, protetto, diciamo, perché c'è un contesto che mi piace molto, che è quello dell'opera studio. Quindi non c'è l'orchestra, c'è il pianoforte, i cantanti sono allievi, per cui c'è una dimensione di laboratorio nella quale viene data grande importanza al percorso, al perfezionamento, alto Ecco, ad perfezionamento di questi esempio, tu hai cantanti. messo in scena testi di autori di tutto il mondo, di tutte le lingue possibili e immaginabili, e adesso ti trovi invece degli interpreti Assolutamente di tutte le bellissimo. lingue possibili Fantastico, ci sono e immaginabili. due giapponesi, tre coreane, una russa, c'è un po' di tutto e devo dire che mi diverto di più con questi, ho voglia proprio di conoscere il mondo, le diverse tradizioni, è anche bellissimo, no? Perché ci si. Prima c'era una coreana che imitava una cinese, per me è la stessa cosa, fino a ieri era la stessa cosa un coreano e un cinese, invece ho scoperto che parlano con alfabeti diversi, non si capiscono fra di loro, questo è estremamente affascinante, è un modo per impattare con il Tra mondo, l'altro, è tornando bellissimo. proprio al titolo con cui debutti, ti troverai di fronte a, diciamo, dei napoletani che diventeranno albanesi. Questa
cosa ci succederà con questi principi. Che diventano italiani, cioè, è bellissimo, perché questo, sì, devo dire che proprio in virtù di questo mondo che c'è in scena ci siamo un po' staccati sia da Napoli che dall'Albania, insomma, o dalla Turchia o da quello che poteva essere. Abbiamo cercato di evocare questo cambio, ma più nello spirito di Mozart, che è un po' come quello di Shakespeare. Anche la Verona di Shakespeare, la Venezia di Shakespeare non sono poi veramente Verona, Venezia, non hanno quei che lui caratteri, non aveva mai visto. Appunto, quindi è un po' una convenzione dire Napoli, dire Albania, e allora l'abbiamo presa come tale. Cioè, io non ci ho trovato niente di Napoli, di napoletano, né nella musica né nell'opera in sé, per cui e poi soprattutto negli occhi di questi ragazzi non c'è proprio niente. E allora l'ultimissima cosa, poi magari parleremo in futuro anche delle prossime, certo, opere, volentieri. Una cosa che hai detto tu di un istante, che dura magari 15 minuti, le pause dell'opera. Ti sei trovato un po' sconvolto a non avere la libertà di mettere i tuoi tempi, ma dover rispettare quelli che qualcun altro ha già stabilito? Però poi scopri che Mozart, allora, funzionano. C'è da fare. Sì, funziona. Beh, funzionano. Diciamo che l'opera lirica prevede questo, cioè è chiaro che registicamente non funziona, come muori, cominci a cantare e la canti 7 volte, cioè, basta. Però è talmente bella la musica. E poi in un contesto come questo di studio credo che si debba anche lasciare poi ai cantanti la tranquillità di potersi perfezionare nel canto, perché mi hanno detto, io lo immagino, per me è difficilissimo qualunque cosa, però mi hanno detto anche che alcune di queste arie sono particolarmente difficili per loro, e quindi ho preferito in questo contesto anche non esagerare con dei vezzi registici nei momenti in cui loro si devono concentrare. Per sul cui canto. Possiamo sperare di sentire un Così fan tutte di Mozart senza sentire subito o vedere uno di Oliva. Come no, fanno subito sì, un po' qualcosina vedrete, però dopo sarà Mozart, perché tanto Mozart vince sempre. Non c'è niente. Ok, ti ringraziamo, ti facciamo un grande grazie. Bocca al lupo e vedremo poi anche le prossime produzioni. Grazie, ciao. Vi aspetto.